noi fa molto piacere che la società voglia investire sullo stadio, se presenta un progetto concreto con i reali investimenti che si vogliono mettere in campo e i tempi poi per la realizzazione, sicuramente noi accoglieremo con favore questa proposta e si potrà anche eventualmente valutare la vendita, che ovviamente deve essere decisa dal Consiglio Comunale. Ma ci sono due condizioni importanti: in primo luogo che lo stadio abbia poi le caratteristiche per poter accogliere le competizioni internazionali, in primo luogo gli europei, e che poi abbia delle dimensioni tali per cui i napoletani possono andare allo stadio, perché chiaramente noi dobbiamo difendere l'interesse dei tifosi. E uno stadio molto piccolo precluderà a tanti che oggi vanno allo stadio, è molto caro, di poter andare a vedere la partita. Quindi se questa proposta arriverà, io mi auguro che arrivi, perché vedo questo grande impegno da parte del Presidente, chiaramente poi la valuteremo insieme ai tifosi, insieme alla città, e se sarà nell'interesse dei cittadini l'accoglieremo. La posizione mia, ma lo che io penso di rappresentare gli interessi della città, è sempre la stessa. Certo, noi non possiamo regalare lo stadio. Lo stadio è, diciamo, è un valore per Napoli e per i tifosi del Napoli, è un bene pubblico, e quindi come si sta discutendo in altre città d'Italia, se la società fa un grande investimento sullo stadio, ovviamente, e noi lo dobbiamo chiaramente approvare, perché deve essere, diciamo, accettato dai tifosi, dai cittadini, dalla città, noi siamo disponibili a discutere di queste eventualità. Ma lo possiamo fare solamente partendo da una proposta che nei fatti non è mai arrivata. Ora, al momento è impossibile proprio vendere, perché lo stadio fa parte del patrimonio indisponibile, quindi, diciamo, non è proprio possibile vendere. Io credo che la soluzione migliore sia quella che è stata adottata in altri casi, cioè di fare una concessione a lungo termine, che può essere anche una concessione cinquantennale, in cambio ovviamente degli investimenti o anche di eventualmente di 99 anni, ma questo, diciamo, le norme odierne è molto difficile che possa essere realizzato. Però questo tutto va discusso. È chiaro che ovviamente questo può essere fatto solo se in cambio ci sono degli investimenti importanti. Del resto questo è stato fatto in altre parti d'Italia, non è che inventiamo delle soluzioni. Esistono delle norme, ma io credo che comunque la cosa principale è l'interesse dei tifosi. Io credo che noi dobbiamo tutelare l'interesse dei tifosi, perché poi ovviamente le proprietà possono cambiare, quindi noi abbiamo la necessità di tutelare l'interesse dei tifosi, di avere uno stadio di qualità e accessibile, perché se abbiamo uno stadio dove poi non ci può andare nessuno, penso che i tifosi non sono contenti. Quindi è molto importante un progetto serio, un piano di investimenti serio, e poi ovviamente si valuterà.